la storia di Enrico Becca, che non ha ancora visto, l'avevo finito pochi giorni fa. E sono poi alzato a farglielo vedere, perché siccome la prenderà a vedere sua mamma, un'attrice che interpreta il suo ruolo, siamo un po' spaventati, non so bene come è preparato. Adesso pensavo a Conetta, intanto di mandargli la sceneggiatura, poi di mandargli degli esempi, cioè iniziare un po' a quello che è il film, perché vedere se stesso con un altro volto, vedere la mamma che non è la sua, potrebbe inquietarlo, no? Speriamo bene. Il titolo l'hai accennato prima, Roberto. Il titolo è Irlandese, che è il paese dove lui viene cresciuto, dai quaccheri, che si chiama, che in inglese è Irlandese, è tradotto dal gaelico, che adesso non mi ricordo esattamente. E fin quando potremo vederlo, secondo te, secondo voi? Ma io penso che è meglio non uscire presto, perché la gente non va molto al cinema a causa della pandemia. Spero di... vorrei presentarlo a Sundance, dove lui è, perché capì che vive appunto lì dove c'è il festival. E quindi usciremo il prossimo anno. Il prossimo anno, certo. Siamo molto curiosi di vederlo, insomma. È anche interessante quello che tu dici, no? Per una persona poi vedere se stesso, bambino, interpretato però da un altro, però credo che la sua intelligenza lo potrebbe o lo dovrebbe aiutare. E da cosa pensi tu? Scusa se ti faccio una domanda. Se possiamo portare il microfono, alza il braccio, se non ti vedo. Come pensi che ella conosce bene Capecchi, perché è stata con lui molto più tempo di me? Tra l'altro è lei che ha scoperto questa storia, eh? E da come pensi che reagirà Mario? Non ho capito cosa penso, cosa devo fare. No, come potrebbe reagire il vero Capecchi di fronte alla sua storia interpretata da altri, insomma, con una mamma? È un uomo straordinariamente libero, non credo. Noi l'abbiamo incontrato, siamo stati con lui molte settimane. Tutto il materiale del film è materiale che deriva dalle interviste che abbiamo fatto a lui. Poi lui era un bambino che aveva 4 anni quando è stato abbandonato e ricorda in maniera non ordinata, gli mancano dei pezzi, dice delle cose però poi non avrebbe un seguito. Quindi ha consentito a noi di coprire questi che potremmo definire i buchi, che poi insomma è la memoria sua che a un certo punto a quell'età lì non può ricordare tutto quanto. Non credo che farà problemi perché è di una libertà assoluta e riconosce gli altri. Comunque si chiama Mario Capecchi ed è, se uno va in internet trova un sacco di cose di lui, perché di lui si è parlato molto. Noi l'abbiamo scoperto casualmente perché prese un premio poco prima di prendere il Nobel in Giappone e fece una cosa stranissima, donò a Kyoto un cappello d'alpino e sembrava che avesse un valore enorme, si è poi scoperto che il cappello che le regalò la madre quando tornò dal campo di concentramento e lui se l'è portato sempre per tutta la vita fino al momento del Nobel. No, tra l'altro, una cosa sempre con il Mario, però Elda è quella che ha scoperto la storia ed è quella che ha coltivato di più il rapporto con Capecchi. E mi diceva Elda che lui a casa tiene lo scrigno della mamma con dentro tutte le sue lettere, il suo diario, e mi diceva Elda che non ha mai avuto il coraggio di aprirlo. Andando a casa sua, che si notava questo baule messo in una posizione che colpiva tanto che ho detto ma che cos'è, perché era... e lui mi ha detto contiene tutte le cose che ha scritto mia madre, perché la madre a un certo punto ha smesso di comunicare, scriveva poesie, aveva avuto problemi gravissimi e lui mi ha detto tutto quello che lei ha fatto non l'ho mai aperto e non so se lo aprirò. E la vita della madre lui l'ha chiusa lì praticamente. Infatti era una cosa molto, ma è una cosa strana perché su tutti i mobili che c'erano, una cosa che ci ha colpito è stato questo baule, che lui evidentemente lo mette in una posizione che insomma chi entra lo nota, intanto che ho chiesto questa cosa, ed era molto commosso quando ha detto che non sa
ha 84 anni lui adesso, che non sa se aprirà questo baule con le cose della mamma. Deve avere paura, perché credo che gli ultimi anni di vita della madre siano stati molto drammatici. No, soprattutto come dicevi, in realtà, per un bambino che viene abbandonato, la mamma finisce il campo di concentramento, non è che poi vada, no, in vacanza, e quindi forse leggere queste cose potrebbe essere anche un modo per ricostruire, esatto, no, quei ricordi in latenza, visto che prima si parlava anche di psicanalisi, però posso aprirlo, umanamente lo posso, io forse non resisterei, aprirei proprio perché è un modo per riappropriarsi del proprio passato, anche se immagino ci sia un dolore enorme. Ed è strano che uno scienziato come lui abbia questo timore. Tra l'altro, questa è una cosa che dico perché per me è la cosa più interessante. Lui adesso sta facendo una ricerca, e noi nel film abbiamo scritto, che ritiene che sia la ricerca più importante che si possa fare in questo momento nel mondo, ed è la ricerca sull'ansia. Pare che stiamo avvicinandosi al gene dell'ansia. Quando ha detto che fa la ricerca sull'ansia, naturalmente tutti felici, forse questa volta ce la facciamo anche noi. Ci rivediamo. Verrà in Italia e spero all'Expo, e spero che lui racconti questa cosa, perché insomma in qualche modo ci riguarda molto questo. Lui dice che è la malattia più diffusa e più grave che c'è oggi nel mondo, non solo in Italia. Venendo qua mi ha preso l'ansia.